Risorse significative sono in arrivo per l'ammodernamento del sistema agricolo pugliese, a partire dai frantoi oleari, destinatari di importanti risorse del PNRR. Roberta Campanella. Importanti notizie giungono per i frantoi di Puglia. È stato infatti pubblicato il bando per l'ammodernamento dei frantoi oleari, attivato sui fondi del PNRR e finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Abbiamo messo in pubblicazione il bando da 27 milioni del PNRR su 75 della dotazione nazionale, condividendo col partenariato i criteri di partecipazione per ammodernare e mettere in asse degli impianti di ultima generazione che tutelino la qualità del prodotto e parlino sempre più di produzioni di qualità e quindi di polifenoli utili per il nostro extravergine d'oliva e le sue funzioni. Chi può accedere a questo bando? Tutti i frantoi che sono in Puglia, abbiamo dato delle premialità perché possono delocalizzare, ammodernare tecnicamente l'impianto e quindi renderlo secondo le norme e anche le macchine che possiamo utilizzare in termini di innovazione proprio tecnica, perché c'è un'applicazione sulla molitura a freddo, sulla valorizzazione degli stessi polifenoli e quindi delle proprietà dell'olio molto molto importante. Puntare al miglioramento tecnologico dunque per innalzare la qualità dell'extravergine di oliva in una regione, la Puglia, che da sempre si distingue in termini quantitativi per la produzione di olio. È un dato, è un numero importante che noi mettiamo in evidenza, ma che proviamo a tutelare con tutte le attività che abbiamo messo in campo con il partenariato. È una fase delicata, un momento molto particolare perché c'è una buona produzione, grande qualità e dobbiamo preservarla perché, diciamo, come tutte le campagne olivicole, ci sono delle stagionalità e dei periodi che si alternano rispetto alle produzioni. Questa è molto buona e dobbiamo farne tesoro e mettere in campo ogni iniziativa utile a valorizzarla. Quella del bando frantoi non è l'unica novità in termini di ammodernamento delle infrastrutture. Stiamo per pubblicare, anche qui stiamo ragionando con il partenariato su alcuni aggiustamenti, frutto anche del lavoro semplificazione rispetto al precedente bando, perché con la transizione abbiamo risorse da mettere a disposizione per le nuove infrastrutture, quindi una nuova 4.1a del PSR che sarà pubblicata nei prossimi giorni e che potrà consentire, specie a chi ha già, avendo una premialità, il permesso a costruire, quindi tutte le autorizzazioni, ad utilizzare appieno e velocemente il bando, a fare spesa per noi, ma soprattutto a rispondere in un momento così delicato e di svolta economica e sociale la utilizzazione appieno di queste risorse. Investimenti importanti per ammodernare, innovare e rinnovare il sistema di impianto e di produzione pugliese. Stiamo lavorando su una dotazione da 30-40 milioni di euro, sapendo che proiettiamo al primo trimestre del 2024 poi la misura SR, cioè la nuova misura del nuovo complemento di sviluppo e di programmazione regionale, intorno ad ulteriori 60 milioni di euro come prima dotazione. È un'altra dotazione di una parte complessiva da 420 milioni.